libri in casa sono limitati al 20% della popolazione. E scuola per fortuna ormai arriva anche alla diploma medio superiore, arriva al 75-80% delle fasce giovani, faccio il conto, significa che tre quarti di questi vengono da un mondo in cui i libri non ci sono. Quindi la scuola lavora anche con questi, ma con enorme difficoltà. E naturalmente, perché parlare di canto, di numeri immaginari o di astrofisica a ragazze e ragazzi che sono in un ambiente in cui, tra l'altro in questi ambienti oramai non si parla più neppure, c'è una crisi della comunicazione interfamiliare, interna alla famiglia, intrafamiliare, chiedo scusa, è notoria, drammatica, che pesa su tutto quando ci si chiede, ah ma perché quel ragazzo ha fatto stranezza e come mai nessuno si è accorto? È come se ne dovevano accorgere se nessuno gli ha parlato per... Vabbè, ma insomma, a parte questa deviazione, il fatto è che questi ragazzi che vengono a questo mondo deprivato culturalmente e che non siamo riusciti a arricchire tutti, voglio dire, non abbiamo fatto sforzi collettivi ponendoci il problema di questa povertà progressiva, e a scuola stentano per forza. La scuola fa miracoli in realtà. Ma adesso non voglio parlare della scuola, voglio dire c'è questo grande problema di dealfabetizzazione che incide anche sui destini dei giovani, più che questo la scuola da sola non riesce a fare, dovremmo creare come negli altri paesi, esistono e funzionano bene a questo fine, sistemi di educazione continua degli adulti e poi biblioteche, centri di lettura. Entro 600 metri da casa propria, dicono le associazioni internazionali dei bibliotecari, questo è il loro standard, bisogna trovare un centro di pubblica lettura. È possibile, in Italia bisogna fare decine di chilometri per trovare una biblioteca nei piccoli comuni e anche nelle grandi città meglio dotate, come Milano fu un tempo meglio dotata. Milano era una città molto colta, lo rimane intendo dire, ma insomma era una città che si segnalava per l'attenzione proprio all'educazione popolare e alla lettura e quindi per la creazione di una rete di biblioteche. E... bene, anche le città meglio dotate sono lontane da questo standard. Non parlo di Roma in cui i primi passi di creazione di un sistema bibliotecario risalgono agli anni 90, tardi anni 90. Come agiscono questi dati che ci ha elencato sulla qualità della democrazia? E beh, vede Zagrebelsky come spesso viene citato da alcuni di noi di recente, ha dato una bella definizione dicendo con un ispanismo di fonte giuridica, la democrazia è discutidora, cioè è fondata sulla possibilità di discutere, di confrontare, tu pensi così, io penso così, ma i dati quali sono? Questi, discutiamo e ci accapigliamo anche, ma con possesso di dati e di possibilità di controllare la veridicità di questi dati criticamente, e questo significa che la democrazia vive se c'è un buon livello di cultura diffusa. E se non c'è, certo, meglio dei fascismi e dei totalitarismi le istituzioni così formali della democrazia, però sono forme soltanto. E andiamo a votare, quando andiamo a votare e se ci persuadiamo che bisogna andare a votare, per esempio negli Stati Uniti, adesso vedremo, ma gli Stati Uniti votano soltanto pochi perché molti, anche di buona cultura, ritengono che sia superfluo e inutile per cambiare le cose. Noi andiamo a votare, ma quanti di noi hanno
la possibilità di ragionare su quello che si accingono a fare, anche se è difficilissimo in Italia, non voglio dire che sia facile, è difficilissimo, ma insomma, quanti di noi partecipano alle scelte collettive con la possibilità di documentarsi sul senso di queste scelte? Pochi, certamente. Un'ultima questione, poi la lasciamo. Internet oggi per molti, soprattutto giovani, è l'accesso alla conoscenza prevalente, all'informazione. Come sta cambiando il linguaggio e come può migliorare la formazione? No, le lingue sono, ce le siamo inventate alcune centinaia di migliaia di anni fa per fare fronte a cambiamenti radicali del nostro modo di sopravvivere e vivere nel pianeta, e hanno resistito a stravolgimenti dei modi di vita, di pensare, delle culture, delle religioni, e insomma con una loro continuità. Quindi non saranno le macchinette informatiche a distruggere le lingue. Dobbiamo pensare noi se lo vogliamo fare, e invece sono preziose per acquisire conoscenze, naturalmente, questo è indubbio, sono una fonte, ci aprono delle fonti preziose di conoscenza a costo zero, si può dire, no? A tutti i livelli, anche a livelli di ricerca avanzata, ciò che riusciamo a pescare, sapendo pescare in internet, è un materiale prezioso per tantissimi ambiti disciplinari e per il consolidamento anche in settori di punta della ricerca. Per un fisico teorico ormai internet è una fonte preziosa di conoscenza dei lavori altrui, di rapida comunicazione dei propri, di messa in circolo. Sul piano della partecipazione, della formazione dei cittadini? E le possibilità di collegamento rapidissimo che internet ci dà, di gruppi che altrimenti sarebbero rimasti isolati gli uni rispetto agli altri. Si possono fare cose straordinarie dal punto di vista della controinformazione o del miglioramento dell'informazione. Ci sono Internet rende accessibili analisi documentate e circostanziate delle deformazioni dell'informazione della grande stampa e della televisione ogni giorno. E questo è prezioso. Grazie. Grazie. Grazie.